Opere di dragaggio del porto di Pescara entro 15 giorni per prelevare 30.000 metri cubi di sedimenti ed entro aprile inizio dei lavori per realizzare una prima vasca di colmata nel porto di Ortona con la previsione di un ulteriore dragaggio di 100.000 metri cubi da trasferire dal porto di Pescara al porto di Ortona. Quindi entro la fine di marzo è previsto l'avvio della progettazione dei lavori di una banchina all'altezza dell'allargamento della Madonnina al porto di Pescara con funzione di colmata ed entro giugno sarà disponibile la progettazione dell'opera difensiva consistente in una struttura soffolta che dovrebbe andare a costituire l'ossatura del futuro molo così come previsto nel piano regolatore portuale. Lo stanziamento di 2.900.000 euro è stato trasferito dallo Stato al Provveditorato alle Opere Pubbliche. Il cronoprogramma dei lavori è stato indicato al presidente D'Alfonso dallo stesso provveditore Roberto Linetti nel corso dell'incontro convocato ieri nella sede della Regione Abruzzo di Viale Bovio. L'investimento complessivo in realtà supera i 7 milioni di euro. Ai fondi nazionali gestiti dal provveditorato si sono aggiunti anche quelli della Regione Abruzzo, circa 3,5 milioni di euro, soldi che serviranno a mettere a sistema il porto di Ortona e il porto di Pescara mediante la realizzazione di opere anticipatorie di interventi risolutivi e significativi. Sarà inoltre approfondito dall'ARTA lo studio normativo sul riutilizzo del materiale sito nella vasca di colmata di Pescara. Cara.